ragazzi, sono Cyril de Romo. Questo, amici miei, è Happy Time. Equilibrio. Equilibrio. È soltanto l'equilibrio che è importante. Mi ricordo di una conversazione che ho avuto con un amico che si chiama Michel, un francese, che avevo incontrato in Buenos Aires quando c'era andato in 99. Questo per dire che non si sa l'importanza delle discussioni che uno ha con un amico, perché mi ricordo ancora di questa discussione quando era 11 anni fa. Michel diceva che il suo papà o il suo bispapà, il suo nonno, diceva che la parola la più importante è equilibrio. Equilibrio perché? Tutta una questione di equilibrio. Il caffè non lo vuoi troppo forte, non lo vuoi troppo amargo, non lo vuoi troppo liviano, leggero, non lo vuoi troppo zuccherato, lo vuoi bene, con equilibrio. Il vino non lo vuoi troppo con troppo alcol, non lo vuoi con troppo troppo acido, lo vuoi bene equilibrato. È una questione di equilibrio. Le persone le vuoi anche equilibrate. C'è in tutte persone una parte buona, una parte mala. La parte mala sempre esiste. Non la vuoi troppo grande, più grande che la parte buona, ad esempio l'yin e yang. Ma non vuoi troppo buone, le persone che sono troppo buone non sono vere. C'è Gary Vaynerchuk che dice in una delle sue video che due idee opposte possono essere vere allo stesso momento. Ad esempio, lui dice: io voglio tutto ma voglio niente. Vorrei avere tutto, vorrei tanto esito, vorrei tanto successo, vuole tutto, vuole poter fare tutto quello che vuole nella vita, ma allo stesso momento non vuole niente materialmente, non vuole l'importanza non vuole quello che non ha importanza alla fine. Dice anche che vuole ascoltare a tutte le persone, ma vuole anche ascoltare a nessuno. Vuole ascoltare a tutte le persone perché è importante sapere quello che la gente dice di te, ma allo stesso momento non le frega niente di sapere, perché lui si segue il suo cuore. Bello. Nella stessa idea è importante pensare in una vita lunga, ma anche pensare al dia a dia, alla ora a ora, al minuto, al secondo, per pensarsi per essere sicuro che ne approfitti. Largo tempo, lungo tempo, corto tempo. È una questione di equilibrio.